tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi declatteriamo borse. Era davvero da tanto tempo che avevo bisogno di fare questa operazione, come era da tanto tempo che avevo intenzione di farla insieme a voi in video. Ed oggi è finalmente giunto il momento di fare decluttering fra le mie borse. Ho deciso però di fare questo video in due episodi. Nel primo episodio nel primo episodio faremo una selezione fra tenere e portare via delle borse grandi e da giorno. Nel secondo episodio faremo una selezione fra le borsette piccole, perché poi vale sempre lo stesso discorso, non mi va di fare video troppo lunghi. E direi di partire subito, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Vi anticipo già che tutte le mie borse sono sformatissime e devo trovare il modo di rimetterle in forma, perché come avete visto nello spezzone di video che vi ho fatto vedere nel vlog in cui vi annunciavo questo video, tengo le borse qua nell'armadio ed erano davvero tante, stavano schiacciate una con l'altra, insomma le ho un po' sformate, però provvederò a trovare il modo di rimetterle in forma. Questo però è il video in cui decidiamo quali vanno rimesse in forma perché le conserviamo e quali invece non c'è bisogno perché andranno via. Partiamo da quella che sicuramente non sarà buttata e resterà qui, perché insieme ad un'altra che vedrete nel video delle borsette piccole, è sicuramente la borsa più importante che ho, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista affettivo. E sto parlando del mio bauletto di Louis Vuitton. Sono riuscita a dirlo, ho dovuto ripetere questo pezzo 3 volte perché non riuscivo a dire bauletto. Va bene. E questa borsa ce l'ho, mi è stata regalata dai miei genitori e da mia sorella, c'era già mio cognato, sì, per i miei 30 anni, per il compleanno dei 30 anni, e fino a quest'anno l'avevo usata davvero pochissimo, semplicemente perché il bauletto, in realtà, per come porto io le borse, mi era scomodo, perché io così non riesco ad andare in giro e neppure così mi dà fastidio. Quindi ho sempre aspettato, mi sono sempre detta prima o poi mi comprerò la tracolla, ma la tracolla nonché anche la borsa sono arrivate a prezzi esorbitanti, cioè davvero esageratissimi per quanto mi riguarda. Sì, la Louis Vuitton è una borsa iconica, è una borsa che ti tieni per sempre, ma davvero è diventato un investimento, perché da quando mi è stata regalata ad oggi costa forse per 4 volte. Stessa cosa dicasi per la tracolla, se non che quest'anno ho deciso di fregarmene di usare la tracolla, di aspettare di potermi comprare la tracolla originale. Non ci riuscirò mai, avrò sempre qualcosa di più importante da comprare a cui spendere tutti quei soldi, che sono praticamente uno stipendio di una commessa che lavora da queste parti. Da voi magari le commesse prendono di più, ma qui, anzi forse pure qualcosina in meno di uno stipendio, quindi no. E ci ho messo questa tracolla, che è di un'altra borsa che vedrete dopo, e da allora io questa borsa la sto usando praticamente tutti i giorni, quindi assolutamente questa teniamo. E per par condicio passo ad una borsa che invece so già da ancor prima di aprire l'armadio che non avrei tenuto, e la borsa di cui vi parlo è questa. Una brutta imitazione della Birkin, no, poi in realtà tanto brutta non è, perché è una bella borsa, però io non l'ho mai, mai, mai usata. È rovinata, vediamo se riesco a farvi vedere, è rovinata solo tenendola nell'armadio, ma non è questo il motivo per cui non l'ho mai usata. Non l'ho mai usata perché le borse così grandi e così rigide non ce la posso fare, non mi piacciono. Io questa me l'ero comprata perché era presa questa follia della Birkin, che non potrò mai comprare nella mia vita. Ho visto questa fucsia, in realtà mi piace tantissimo questa borsa, però tenerla per non usarla, per tenerla nell'armadio, è davvero un gran peccato. Quindi questa sta andando via.
poi vedete quanto è rovinata. No, no, via, via, buttare. Specifichiamo che io ho deciso di dire tengo e butto, ma non è detto che poi quelle che vi dico butto le butterò davvero. Poi farò un'altra cernita fra quelle buone e quelle da buttare realmente, e magari quelle buone le regalerò a qualcuno. Questa è una borsa che è stata davvero un amore a prima vista. La vidi molti anni fa nel negozio della mia amica, che ha il negozio di abbigliamento, Daniela, e la vidi nel momento in cui le era arrivata, cioè era proprio nella scatola delle consegne, e appena l'ho vista le ho detto no, questa è mia. Tra l'altro c'era solo questo modello, c'era solo questo pezzo, ce n'era poi un'altra, la borsa è questa ed è una Pomikaki, e la amo esattamente come l'ho amata dal primo giorno. C'era solo questa, e poi se non sbaglio c'era lo stesso modello di un altro colore in bianco e rosso, ma questo carta da zucchero con questi pois enormi neri è stato proprio davvero un grande 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 amore a prima vista, che come vedete ancora non mi abbandona, e quindi questa è assolutamente un tengo. E poi c'è questo zainetto che, se ricordate, l'ho comprato l'anno scorso, che mi piace ancora esattamente come quando l'ho comprato, ma che non uso mai. La motivazione è una, molto semplice: questa chiusura, che sembra facilissima così, quando la porti a spalla, quando lo devi portare in giro, quando la devi usare, mi risulta di una scomodità assoluta, davvero assoluta. E mi dispiace tantissimo perché questo zainetto io lo adoro, però aspettate che, ecco, vedete, ci sto litigando per chiuderle, sono seduta a terra sul pavimento su un cuscino, figuratevi che succede quando sono fuori. Quindi questo mi dispiace, ma mi sa che va via. Questa è una borsa che ho comprato sulla spiaggia. Sì, mi pare di averla comprata sulla spiaggia, sul lungomare. L'ho amata appena l'ho vista per il suo colore. L'ho amata perché ha questa modalità di tripla borsa. Vedete, all'interno c'è questa. Poi la si può usare così, c'è anche questa, e questa è la borsa da cui ho preso la tracolla che ho messo alla Louis Vuitton. L'ho comprata principalmente perché mi piaceva il colore, vi stavo dicendo, e poi anche perché avevo avuto anni fa un'altra borsa così e l'avevo usata tantissimo. Se non sbaglio ci ho fatto anche un What's in my bag. Il mio primo What's in my bag era con quella borsa di cui vi sto parlando, ve lo metto qui. Metto il video qui così potete andarlo a vedere. Parliamo di un'altra era. Però io questa borsa non l'ho mai usata. Sapete perché? Per colpa dei manici. Perché io l'ho comprata per usarla con la tracolla. Perché io quando vado in giro voglio la borsa con la tracolla, perché mi è di una comodità assoluta. E purtroppo quando la si usa con la tracolla, i manici, vedete come restano? Danno fastidio, mi danno proprio anche se stanno così, sono troppo grandi, troppo rigidi e mi danno fastidio. Quindi questa, via. Vi devo dire che pensavo di essere un po' più malinconica in questo video, cioè di fare più fatica a buttare via, e invece vedete, sono brava, ma ancora non siamo arrivati oltre. Questa è un'altra borsa che mi piace tantissimo. Ecco, come vi dicevo, sono sformate le mie borse. Questa borsa mi piace davvero tanto tanto tanto, sia per il fatto che è come piace a me, cioè borsa morbida anche se grande, sia per come è fatta all'interno. Ci sono tante schifezze, vabbè, faccio vedere. Vedete, all'interno è divisa in tre scomparti, è davvero molto comoda. Ha anche lei il difetto, aspettate, alla tracollina troppo troppo corta, troppo corta. Cioè questa si potrebbe portare tracolla solo così, e io odio, perché questo non lo voglio vedere. Però questa borsa la tengo perché mi piace, vedrò di trovarle una tracolla lunga che ci possa stare per poterla usare, perché questa non la butto, questa mi piace troppo. Questa mi è stata regalata ai 40 anni, sì. No, mi piace troppo, questa no, questa resta con me. Altra borsa che mi è stata regalata per i 40 anni, che è bellissima perché è oggettivamente bella, ma che non ho mai usato proprio perché è grande, è rigida e io non ce la posso fare,
anche se alla tracolla lunga, ma questa non si può portare a tracolla, cioè no, questa va portata così. Tra l'altro guardate quanto è bella all'interno con questo verde, una borsa di Ermanno Scervino, però non l'ho mai davvero usata, però io di questa non mi disfo perché mi piace, prima o poi succederà magari che cambio idea, prima o poi succederà che si esce di nuovo e magari ho bisogno di un abbigliamento diverso. Questa no, questa non si butta, questo è un peccato. No, assolutamente no. E siamo giunti ad una borsa che per me è davvero un grande, grandissimo dilemma. Non so cosa fare con questa borsa. Questa è una borsa davvero da pochi spicci che comprai da OVS in occasione dei saldi post natalizi. E in quel periodo ho cercato tantissimo una borsa che fosse come questa, morbida, con la tracolla, con tante tasche, vedete, alla tascona davanti, all'interno è divisa benissimo, mi piace questa borsa, se non che però, e l'ho usata tantissimo, ma è legata ad un forse più brutto ricordo della mia vita, perché è la borsa che ho usato più di tutte, cioè non più di tutte, sempre, in tutti i viaggi della speranza che abbiamo fatto in questi anni di malattia del mio papà. Me la sono portata sempre con me quando siamo andati in ospedale fuori, quando siamo andati a fare le terapie, e quindi è legata davvero a un brutto ricordo, un ricordo che sicuramente non svanirà mai, ma non credo di riuscire ad usarla più. Quindi è un dilemma, sicuramente la toglierò dal mobile, ma non credo di riuscire a buttarla, non so, magari la conserviamo giù in magazzino. Passiamo ad un'altra borsa che non ho mai usato. Mi è stata regalata a Natale di qualche anno fa, è una Why Not della classica Shopper. Questa ha anche la tracolla abbastanza sportiva, abbastanza lunga, è di un bel colore che si abbina molto, però non vi so dire perché non l'ho mai usata, davvero mai, ma proprio mai. non so se perché me ne dimentico, comunque le Shopper non mi piacciono, non so se darle una possibilità. O la passo a mia madre sicuramente la userà. Poi tra l'altro ci sono tantissime tasche, guardate. Molto profonda questa tasca. Magari me la tengo fuori e mi costringo ad usarla. Facciamo un sondaggio. Che faccio con questa borsa? Ditemelo voi. Dai, decidete voi per me. Queste sono due borse perfettamente uguali, stesso modello, colori diversi, e sono due borse che assolutamente restano con me perché le adoro, le amo, le conoscete benissimo anche voi, ve le ho presentate dal momento in cui mi sono state regalate. Sto parlando delle due borse di Amy Kestenberg. Queste restano con me perché le adoro. Questa è una borsa che mi è stata regalata a Natale di qualche anno fa, che è molto carina, ma che è proprio un modello che ho usato, l'ho anche usata molto, ma non credo che andrà via anche lei, perché innanzitutto c'è la stessa apertura dello zainetto e questa è davvero scomoda con questa apertura, anche perché poi resterebbe così, anche se potrei chiudere la cintura, insomma mi è scomoda e quindi credo che andrà via, ma questa non la butto, questa è come quella di Scervino, è come quella di Scervino, potrebbe sempre tornare utile, ma andrà in magazzino. Ultima borsa per questo primo episodio del decluttering delle borse. È un bauletto, l'ho usato tantissimo, però in realtà non lo uso da anni, ed è questo bauletto di The Bridge, che è ridotto in condizioni pietose, proprio giallo. In realtà poi non l'ho più usato per lo stesso motivo per cui non usavo la Louis Vuitton, e cioè l'impossibilità, cioè la mancanza di una tracolla. Però no, credo che questo andrà via.
Questo sì, questo va via, anche se è un peccato perché è una bella borsa. Poi in realtà all'interno, vedete, c'è la... è rivestita bene. Ma no, questa va via. Bene, per questo primo episodio del decluttering delle borse abbiamo finito. Io ho in programma di fare il secondo con le borse piccole, ma fatemi sapere voi se avete piacere di vederlo. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto in mia compagnia. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio ed una candy cane grande grande. Ciao, ci vediamo domani!